Nella querela sul Ponte del Cielo spunta ora una lettera di Pietro Cascella. La nave di Cascella aveva in origine un'altra destinazione, diversa da quella attuale. Lo riferisce il vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio, che mostra la lettera del maestro Cascella che scrisse a macchina, datata 30 settembre 1984, indirizzata al sindaco di Pescara di allora, Alberto Casalini. L'artista scrive di suo pugno, battuta a macchina, la lettera qui riportata, in cui precisava, dopo l'incontro avuto con la stessa amministrazione comunale, l'importo delle spese preventive non solo della nave ma anche del monumento ai caduti. La vasca della fontana monumentale nave sarà ricavata, scriveva il maestro, dall'aiuola esistente sulla destra di Piazza Salotto guardando il mare. La storia della fontana monumentale, la nave, ci viene raccontata da Del Vecchio ed è molto particolare. La nave fu pensata da Pietro Cascella nei primi anni 80 e un bozzetto, meglio una riproduzione in miniatura, quella che ora è in comune a Pescara, venne esposta in piazza Santa Croce a Firenze dall'allora sindaco Massimo Bogianchino, discendente per parte di madre dalla famiglia di Gabriele D'Annunzio e pari amico di Pietro Cascella. L'opera fu poi destinata a Pescara e ultimata nel 1987. Intanto per domani mattina è previsto il sit-in dei consiglieri di centrodestra al comune per ribadire il loro no al Ponte del Cielo. In particolare Carlo Masci anticipa alcuni passaggi della lettera del figlio di Pietro, Tommaso Cascella, anch'egli artista, che ha scritto con un commento piuttosto duro sulla nuova opera da realizzare davanti alla nave del padre. La nave sarebbe condannata in permanente manutenzione in un demenziale bacino di carenaggio, scrive Tommaso Cascella, una sovrapposizione che renderebbe questo spazio un ammasso confuso di manufatti che si escluderebbero a vicenda, conclude. Masci riferisce che il figlio del maestro Cascella ha già inviato una missiva alla sovrintendenza, la quale dovrà esaminare le controdeduzioni presentate dal comune e decidere entro qualche giorno.